Vieni qua che sennò perdi la classifica, vieni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Devo aver fatto qualche casino come al solito. Mi sa che sono partito con il live e poi l'ho spento. Difatti non mi vedo su YouTube, ma ci dovrei essere. Bene, ma non benissimo, perché poi non mi parte la chat. E allora devo andare un attimo di qua. YouTube, poi saluto, tanto ha vinto Lilliu come sempre, dal vivo, eccoci qua, dal vivo, YouTube, poi saluto, eccoci qua, devo l'audio, se no fischiamo, perfetto, se no non mi vedo, vado, ora posso andare, qualche casino l'ho fatto ma risolvo sempre tutto. Primo Lilliu, secondo Mitch, terzo il Toma, quarto Menko, medaglia di legno ma è paleo, quindi può andare, Tommy, quinto, Lilliu, non vale, non c'è una regola sulla parola. Ciao è Fabio Berti dall'ospedale, si ci contatta. Ieri ho avuto una risposta da criptica da Inzaghi, ha detto che era distratto perché gli hanno collegato il riscaldamento a casa. È arrivata anche la signorina, comunque non so se vedete. Vediamo dove c'ho il messaggio di Inza, poi non so se il Menko mi ha mandato cani che nuotano, perché poi dai numeri di telefono non capisco chi mi manda, ecco, non so se vi ricordate, ieri l'ho messaggiato live, eccoci qua, ieri, sei vivo? C'è gente che deve farti delle domande sul live, sì grazie, mi hanno anche messo il riscaldamento, solo che il caldo fa ingrassare, non male questa... La conoscevo. Cosa c'è qua? I solo clienti al morario della live, ma appena vanno via mu collego. Va bene, ok, bravo. Ci abbiamo questo sofisticatissimo termometro in questa parete affrescata ex villa etrusca e dice che c'ha 20 e passa gradi in casa. Quindi Inzaghi lo abbiamo avvisato. E prima o poi ci farà sapere qualcosa. Gli ho detto che c'è gente che ha bisogno di lui, e gli ho anche detto che quello là, Sassi, prende 600 euro. Sofia, tacci tua, 600 euro a consulenza e magari arriverà. Cani, due qui e uno là, poi il pappagallo qui, ecco perché stava con giubbotto e berretto in calcio, credo che era una ghiacciaia, quindi da oggi si allenerà senza cappotto in canottiera. Chiedo perdono, siamo in trekking alla ricerca di funghi. E lì è un casino guardare, bordello guardare il live intanto con l'altro occhio puntare i funghi per terra. Io trovo solo quelli velenosissimi. Sofia te le do se continua a mordere la poltrona. Ciao, sì, sono un po' ipocondriaco, per cui sono andato in clinica a fare idea per degli esami specifici. Un attimo ipocondriaco, appena appena. Neanche in Val Camonica o Canonica, hanno la Canonica e la Chiesa. Val Camonica è possibile reperire certe pitture rupestri. Esatto, niente. Neanche da Mangano, Sofia, stai non andare sulla mano. Neanche da Mangano alla, cos'è, al Monte, no, all'Argentario, cos'è quell'altro che c'erano le pitture rupestri, non mi ricordo dalle sue parti, esatto. Sono cose veramente altro che Cro-Magnon. Magnon. Lui è un Cro-Magnon. Dico le cattiverie, mi viene la tosse. Inzaghi è un classico caso di esemplare di Cro-Magnon. Mi stappo il naso. Un attimo. Che non è tappato, ma... Era appena andato via Draghi, tu ne prendi lì, No, ne ho fatto uno per me, prima uno piccolino. Ho detto, vabbè, c'è una stampante gigantesca, non la uso mai gigantescamente. Ho detto, vabbè, dai, faccio una cosa grossa. Poi l'ho messo lì. Le erano anche staccate le orecchie, le saranno già staccate. È arrivato un mio cliente, bellin, che bello, mia, ma li fai tu? Ni, no, ma li vedi? No, non avevo voglia di farlo, no? Nel senso, perché poi se ti faccio quello piccolino da un'oretta e mezza, te lo faccio volentieri. Questo qua che ci vuole 28 ore di stampa, cioè non può le balle piene.
No, guarda, far fare una cosa così anche a prezzo di costo, so, sono 120. Oh, no, non ti preoccupare, me ne fai due. E te li fai, cioè, non è che ci, nel senso, ci sarà 20 euro di plastica in un drago e 27 ore di stampa. Però mi ha detto, me li ha anche pagati subito e glielo fatti, che ti devo dire. Tu non anche che spende parecchi soldi. Adesso oh, mi ha chiamato già, stasera non vengo lunedì. Perfetto, perché devo fargli il secondo. E quindi vabbè, ti farò il drago, che ti devo dire. Sofia ha distrutto la sede del boss, è la terza che distrugge. Dai, e Berti lì, Ippo Berti, Bertondriaco. Manca Jerry? Cazzeggia oggi. Mi ha trovato una buona emoglobina, ho ammesso che assumo in te, mi hanno detto che faccio bene. Vai, oh, finalmente. Circeo, bravo Menco, quello. C'erano, sono le grotte del Circeo dove c'erano esempi. Le più antiche d'Europa sono qui al confine con la Francia. Le grotte dei Sassi Rossi, lì come si chiamano, proprio sul confine... C'è una grotta, anche lì 15.000-20.000 anni fa, dove hanno trovato. Poi adesso è tutto case attorno, c'è rimasto un pezzettino di grotta, ferrovia, c'è di tutto. L'hanno scoperta dopo la ferrovia. Paco è arrivato, grazie mille, adesso mia moglie con il boccione dell'acqua e la queen della palestra, vai. Il boccione, casino portarsi in giro quella tanica. Se vuole ancora più grosso, c'è quello che mettono nei telefilm capovolto a testa in giù nei distributori d'acqua. Quello sarà 25 litri su quello. Ippocondriaco, ma anche ectocondriaco, un po' endo, anche condriaco, ce l'ha tutte lui. Per adesso sono molto X, quindi sei in formissima strepitosa. Mi hanno chiesto uno sportivo, e tu cosa gli hai detto? Prendo roba pesante. Ho detto, ma che sportivo? Gli hai detto, ma faccio 100 metri a piedi, mi vengono i calli, vado un po' in palestra una volta ogni tre mesi, ma no, è più sportiva mia mamma, no, tua mamma poverina è morta, è più sportiva mia mamma, 84 anni, gli hai detto, no, sono sedentario totale, non gli hai detto, mi alza alle 2 del pomeriggio, vado. Le proteine, un po' di vitamina G, ok, va bene, ma che settimana dopo gli esami di stare a riposo, detto dal medico. Ah beh, allora, le grotte di Lascaux, sì, poi c'è Altamira, quelle lì in Europa, pitturate, ce ne sono tante. Però queste qua, dei Balzi Rossi, a Ventimiglia, poi ci sono a Nizza, si vede i neandertaliani ricchi andavano già da quelle parti ai tempi, anche a Nizza sono le grotte del Lazzaretto, che non le trovi se non sai dove sono, perché sono in mezzo alle case praticamente, sempre sul mare, ci sono hanno trovato resti di 20.000, tra le più antiche d'Europa, anche perché poi una volta arrivavano dall'Africa, quindi è normale che le grotte in Italia siano più antiche di quelle in Francia o in Inghilterra, perché poi si sono espansi. Sinisa ci ha lasciato, ma vabbè, è il prossimo che ci lascia, purtroppo, mi sa che Vialli, che ci manca Poracci, e questo c'ha un tumore, questa va la leucemia, guarda che 55 anni, 53, quant'è? Ti saluto, Mitch anche di qua, Mitch doppio Mitch, come doppio biturbo abbiamo anche il B-Mitch. Fai lavori, brighi, ricoveri, cure... Però poi evidentemente, e sono tante le malattie che non guardano in faccia a nessuno, poi sicuramente se hai più soldi e ti controlli, adesso questa la mandiamo un attimino via, forza adesso, e se hai più soldi e ti controlli magari hai più probabilità di successo, però son cazzi. Sinisa lo mise in prima squadra, sì. Cacciata, ecco, ho detto vai a mordere il ma che cazzo ridi? T'ho cacciato e ridi? È là che ridi, non mi hai fatto niente, faccia di serpente, non mi hai fatto male, faccia di maiale, mi dice. Fu Sinisa che mise in eccola subito, paura, proprio si caga addosso quando la caccio. In quel breve periodo di grande casino al Milan, perché abbiamo avuto una sequenza di allenatori, Inzaghi, Mihajlovic, Gattuso, quell'altro Giampaolo, dei personaggi che... ma ci resta male quando fa un po' di storia, perché non vuole andare, fai male,
e poi torna. Lei vuole compagnia e si prende un gigolò, c'ha la paghetta e si compra un accompagnatore. I giubbodotati non ci sono, anche Sedo, sì, vabbè, uno più improvvisato dell'altro. Poi arrivo Pioli, comunque ha preso un bel sano 4-1 dal Liverpool ieri, mi direi c'era un titolare, manca pagarlo, giusto Tonali, gli italiani, ecco c'era, Selemakers tornato, ma ne hanno presi 4 pappine a 1 dal Liverpool, c'è cazzo da fare, le squadre inglesi, altra categoria totale. Seedorf è un bel toro, sì? No, che c'è il bel Seedorf, che parli 6 lingue Seedorf. Sofia, rompi il cazzo però. Vai al tuo posto, ecco, stai lì, però non mordere la poltrona. Ecco, fai l'entronese lì sullo sgabello come Alba Parietti, dai. Partecipa al dialogo. Ancora adesso Sedo, ma ce ne sono tanti in perfetta forma, guarda Inzaghi, ce n'è. Cipollini è diventato un culturista per parlare di ciclismo, ce ne sono tanti. Sono tanti calciatori che sono ciclisti incalliti. Quello biondo bianco, come Ravanelli, come si chiamava? Ce ne sono parecchi ciclisti, ex calciatori che vanno adesso tanto in bici. No, Seedorf non era molto alto, sarà sempre stato probabilmente un 80, un 78, ecco una cosa così, non era altissimo. Esatto, 5 linguette così. E quindi ragazzi, sabato è bello oggi, speriamo che tenga domani per andare a farci una passeggiatina, se no qui la dieta è un casino. Sotto il 1,80 m sti cazzi, manca avessi detto sotto il 1,60 m, cioè mica male. Poi sì, ci sono ormai i calciatori sono anche tutti mediamente più alti. Scusate, c'ho un'email, ma sarà YouTube che mi avvisa. Il mio ordine Zoo Plus l'abbiamo fatto, ok. Scusate, mi sono perso, non mi vedo più. Eccomi qua. Seedorf, grande giocatore, come allenatore ci ha provato, credo che abbia già chiuso totalmente, vado a fare le telecronache e anche lì dipende da. Parlavamo ieri, no, dei preparatori. Anche lì, grande giocatore, come allenatore non ha fatto praticamente nulla. E adesso fa il commentatore da Zon, mi pare, no? È su da Zon. Mi ricordo i tempi di Pato, beccato che il talento ci aveva compreso i bomb, sì, la figlia di Berlusca. Vabbè, Pato poi non so che fine ha fatto, è tornato in Brasile? Altissimo in tenda la 90, ma anche 1,90 m, non è che ce ne sia una folla. Sofia, te le do! Vai via, ti faccio male, vai via anche di lì, ok, la prossima volta ti faccio male, cucciola, d'accordo? Perché se ne batte il cazzo totalmente. Gioca Orlando USA, fa dei soldi, non c'è stress, non ti caga nessuno fuori dallo stadio, puoi andare dove vuoi, sono anche quelle scelte di vita, come adesso che Cristiano Ronaldo pare andrà in Arabia Saudita. È straziante quando fa le urla Sofia e poi passa. Coraz 8. Ha cliccato. Ciao Coraz 8. Sto Presti che ha fatto stanotte? Ha vinto? Non si sa. Stanotte o questa notte che arriva? Non era ieri notte? Grisberger vuole sapere. Tirchio non spende. Poi non avendo la carta di credito non può pagare con le monete dentro la televisione e quindi non poteva. Che ha fatto? Qualcuno sa? Bisogna aspettare il doc l'altro? Vale 21? Ma non ho sentito, visto niente neanche su Facebook, però forse stanotte. Mi sembra strano, è stato di venerdì sera, sarà stanotte, sabato. Sta facendo la ricarica adesso, sta mangiando il riso della Oxygen Gym, sono dei chicchi così grossi. Poi abbiamo l'acqua, il sale da prendere per la ricarica, poi devo sapere. Luison non c'è, magari alla televisione.
Non c'è neanche niente da vedere. Ah no, c'è la finale dei mondiali domenica. Magari mezz'oretta la guardo, perché tanto è orario che cucino, quindi finché cucino la sento su Rai Play perché non ho il digitale terrestre. Poi quando arrivo a mangiare metto qualcos'altro, però magari un po' di finale me la potrei anche vedere. Partite intere non ho viste neanche una. Ho sentito delle mezz'orette così, perché appunto iniziava quella della sera proprio mentre io ero lì a farmi l'insalata, a cucinare per gli gnomi. Allora una cosa vale l'altra, tanto non riesco a vedere, magari sentivo con zero interesse qualche pezzo di partita. Poi quando arriva all'ora di cena metto Affari di famiglia. Big Remy quinto? Belli. Qui è arrivato il diluvio, sorpresi. Cioè, mi vuoi dire che c'era limpido il sole, neanche una nuvola? No, magari era nuvolosissimo e ti sei beccato dell'acqua, sorpresi dalla pioggia. E pioggia in montagna d'inverno è anche abbastanza sgradevole, perché fa con gli gnomi 2 o 3 ramate d'acqua di quelle epocali, ma tipo maggio, giugno ce le siamo presi. Col terzo, Toldino terzo, no. Ma i primi 2 hanno preso delle ramate d'acqua veramente notevoli, però con la bella stagione che dice ok, ci sono 20 gradi, anche se t'anneghi nell'acqua, t'anneghi d'inverno a 6-7 gradi è un po' più complicato. Questa mattina mi sono sparato un post workout stepito, tonno in scatola, olio, pomodorini, cipolla e fette di arancia, successivamente patate dolci. Torni in scatola, però non so se la scatola è in paleo, non lo ammetto. Ciao, se biglietti Rami e quinto, probabilmente Presti e sesto. O sesto, tanta roba. Poi tradotto la frase di Omar, ciao Omar, non lo so, se biglietti Rami, anche se aveva preso tant'acqua, deve essere il suo abito, che sembra a Brescia, non credo che. Qualche volta un po' d'acqua con me l'ha presa, col suo sacchetto della spesa sulla testa da impermeabile. L'altra sera sono andata a casa con poncio, quelli da trekking di emergenza, di plastichina trasparente, non l'ho messo in una manica e avevo lei sotto il poncio trasparente che si diverte come una pazza. E ammesso ma con moderazione, io lo mangio 2 volte alla settimana, il tonno o il fatto che sia in scatola, cioè nel senso. Arrivato Tuc, che stasera sarà felicissimo perché gli auguro un 3, ma io farò 6, quindi lui però fa 3, anche 4, va bene. 5 un po' più difficile, ci vuole. Mi sono collegato, ma se vi scaldate no per Mister Olimpia mi ritiro. No, si scalda solo il Vale, ma non c'è per adesso, quindi qui non credo che ci sia nessuno che si scaldi per il mistero, ma non era il Mister Olimpia in sé, ieri la discussione verteva sul costo della cosa in sé, non il Mister Olimpia. Posso capire che l'appassionato non concepisce certe cose, ma poi purtroppo è così. D'altronde Inzaghi non c'è neanche oggi e quindi per la rubrica chiedete all'esperto dobbiamo rimandare a lunedì prossimo. Ok, e ha messo il tonno in scatola, parsimone, è meglio, ma dovrei andare a pescarlo. Nelle pescherie ci c'è, è già pescato, non so se è paleo, però. Io ho appena pranzato proteico, 4 uova, 130 prosciutto cotto e bicchierone di latte tipo americano. Belli. Se vai lungo Po trovi i pescatori, ma difficilmente troverai il tonno, probabilmente, ecco, c'è quel problema lì. È un pranzo da powerlifter. Carboidrati, quelli sconosciuti praticamente. Mentre sei lì che fai il buliccio con le tue clienti, io a lui in palestra, ma con chi c'è? Inzaghi non c'è. Ieri mi ha scritto che gli hanno messo il riscaldamento, fa caldo in casa, adesso il caldo fa ingrassare, la butta è già lì.
bicchierone di latte, 40 grammi di whey, evito l'uovo. L'uovo è buonissimo, cioè nel senso, se hai voglia di fartelo, non vedo perché, o sodo, scrambled, occhio di bue, beh, me lo facessero, a me l'uovo la mattina a colazione mangio di corsa. Beh. Poi non ho voglia di farmeli, quello, vuoi mettere 3-4 uova sode, potrei farmi una sera, ma perché c'è un problema di fuoco, non accendo i fornelli in casa, saranno 2 anni, ho paura di dover sfrattare qualche famiglia di nutrie nei tu, cioè, però 3-4 uova sode, salsa Aurora sopra, vuoi fare il figo capperino aggiunto sopra, spettacolo. Che non hai voglia, lo sappiamo, se è lievemente io al confronto a te sono un iperattivo. Non hai voglia, Berti, però eri bello rotondino l'altra volta, adesso non fai neanche più un cazzo, figuriamoci, non avrai voglia. Vuoi dare a credere che vivi di latte whey, ma non credo. Ancora un paio d'annetti ti porteranno in giro col carrellino, eh. Ce l'ha con me il tuc. Dopo che ho scoperto che lei è una cliente al parco, farmi la guai chiedendomi qualcosa per fare massa. Ma non vuole diventare enorme, te lo dico, perché sai che per così, ma non voglio diventare enorme, tranquillo. Ho guardato per fare powerlift, divento troppo deforme, ancora più pesante. Si è informato, scusi, per me. Se passa e ti vedo ti bullizzo, perché Mitch basta che ti regoli col mangiare. Inza, non c'è, viva lo swing, aviatorista, rotondino, non mi toccare Berti, l'ho detto, ma mussa pacchi, è un conto però anche la mussa, ragazzi, cioè fotografare la mussa è come me che vendo integratori, cioè non è che divento grosso, vado forte in bicicletta perché li vendo, ecco, e quindi uguale, lui la fotografa, se se la trombasse tutta, chapeau, però bisogna vedere, nel senso, non so se fa dei casting, viene un attimo di là con me che ti faccio il casting, ok, vede tanta mussa, ma anche un ginecologo, ma nel senso, però poi non è come, detto, come se io andassi a 50 all'ora in bicicletta solo perché sto con gli integratori tutto il giorno. Carrellino, la porta col carrellino, Berti è un potenzialmente molto rotondetto, se non sta molto attento fra qualche annetto, poi passano gli anni giovani, si arriva ai 40, la cosa si complica, eh? Esatto, non si tromba per osmosi, dice cazzo, ho fatto una foto a quella, è come se avessi trombato, no. No, i integratori mi danno pure mezza lana a vederli, dice che due coglioni, devo metterli a posto, no. Primi 2 anni forse arrivava un prodotto nuovo, shit, lì arrivano le prote, le guardavi, te le leggevi, studiavi. Adesso quando arriva un prodotto nuovo, che non so di chi, ma ecco, ne ho messi a catalogo 3 o 4 di Etic, giusto per dire aggiungo qualcosa, erano anni credo che non aggiungevo qualcosa. Che dupalle, vai a cercare la foto, copia e incolla la descrizione, prezzo, sconto, ero fuori allenamento a aggiungere prezzi a prodotti nuovi sul sito. Gli mollano 2 sberloni, ma chi? Viva lo stacca la rumena e viva il good morning, ciao a tutti, eccolo qua. Problemi di tiroide, pH, scusate, 32 al mattino con marchino elettrico, che cucina fino a 7 uova, da appena cotti liquidi a sodi. Boh, lì manca il marchingegno elettrico, mandami a posto link. Che a me le uova piacciono, anche sode. Uno si fa 6-7 uova sode, mangia 2 tuorli. Una leccornietta può essere anche cracker, dischetto di uovo sodo, salsa Aurora o rosa, sono le più indicate, ma ci sta da Dio anche la tartara. Un capperino sopra se vuoi fare. E ti fai veramente una leccornia, solo Berti che è così, eh. Poi di mettermi lì, scalda l'acqua, metti le uova, aspetta i minuti. No. Aggiungi sul sito e poi sei pigro quando non sono più. Aggiungi sul sito e poi sei pigro quando sono più, non li togli. Ah, credo che metà dei prodotti sul mio sito non esistano proprio più.
Ma intanto tu fagli ordinare e comprare, poi 9 su 10 li vendo un'altra cosa. Tonno in scatola, pomodorini, cipolle, qualche fetta di arancia, olio, avrei quasi tutto in casa. Tonno in scatola ce l'ho, pomodorini finiti, ma li compro sempre, perché fanno parte della mia insieme. Cipolla mi manca, qualche fetta di arancia ce l'ho sempre per le mie spremute, olio, un cucchiaio oppure poco. Esamino TSH. Di certo non potrei partire per tiroidismo, ma ho paura di andare a fare l'ipertiroideo è quello che tende a essere secco, 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 quindi tu di ipertiroideo non c'hai proprio nulla. Ciao ministro, con il good morning si migliora la postura anche per stacchi e stacchi rumeni. Tempo fa mangiai dei carpaccio di salmone con succo di arancia e ho provato a replicare con dell'ignobile tonno. Che un po' più conveniente. Ma a parte che, allora, il tonno fresco costa più del salmone. Il salmone in scatola, che c'era anche qualche scatoletta anche qui, costa più del tonno in scatola quello normale. Ecco, diciamo, se prendi quelle boccette di vetro, c'è roba da 9 euro a scatolina. A cose normali costa più il salmone. L'ho acquistato direttamente in Germania, adesso mando foto su WhatsApp. Made in Mitch, l'unica cosa è che sto a Torino. Torino è un bel posto. Ciao amico, caro compagno, non temere, faccio stacchi rumeni da 12 anni, 12 giorni senza problemi, sono fatto così. E ma non esiste, nessuno è mai morto prima di morire, quindi anche questi senza problemi. Sento, sai quanti gente dice, ah, il mio bassotto salta, non ho mai avuto problemi di nessun tipo, poi un mese dopo fa la colletta su Facebook perché lo deve operare. Quindi ti auguro tutto il meglio, facciamo le corna, ma quello che hai detto non significa proprio niente, anche perché poi passano gli anni, hai fatto senza problemi, non garantisce che continuerai a farlo senza problemi, A me piace molto Asdomar, che non è per nulla economico, se non ricordo male. Ce n'è un altro con un nome di una persona, qua, perlomeno qui ligure, buono. E, se no c'è quello che usa Jerry De Lins, che l'inse, lo diceva anche Balilla. Chi soffre di ipotiroidismo, questo non lo so, tende a ingrassare perché la tiroide non funziona. Chi soffre di ipotiroidismo ama andare in palestra e a correre, quindi tu non soffri di ipotiroidismo. Angelo Parò, potrebbe essere quello, sì, mia Parodi, mia, è proprio di qui. Asdomar con la pubblicità del canottiere Tizzano con il quale ho remato. Sembra Inza quando dice, beh, io ho conosciuto i campioni del mondo di apnea. Hai la tiroide che non funziona se tende a ingrassare facilmente. Tiroide che non funziona e recettori dell'insulina che non vanno. Quindi non pessimo, o non mi ricordo mai se grande produttore di insulina. Me l'aveva spiegato quello che viene qua a comprare le proteine, dietologo, che si misura, non ha il diabete ma si misura l'insulina perennemente. Io non sto ingrassando neanche in Zaglio. Ok, grazie. Inza, io starei un pochino attento per il futuro, cioè nel senso, non hai voglia di fare un cazzo, la cosa peggiorerà, dubito che fra 3-4 anni ti vedano a fare le maratone e hai una struttura fisica che ti porterà inevitabilmente ad ingrassare, facendo anche una vita molto sregolata, e visto che vivi di notte, dormi di giorno, sono tutte cose che non aiutano, ecco, quindi buona volontà o meno. Ho arrivato Mauro Mercedes, se non faccio ginnastica quante proteine? E Mauro, dipende cosa. Niente, se non fai niente, la buona salute è meno di un grammo per chilo, quello che dovrebbe fare un sedentario. Poi se fai ginnastica probabilmente uguale, non fai un cazzo di niente lo stesso, la ginnastica si fa a scuola, un'ora alla settimana. È arrivato Luison, il perfido Luison, esatto.
Rotondetto c'è, manca Inzaghetto. Quindi puoi chiedere, ecco, se hai ricominciato ad andare in palestra, quanto fai di massimale, come va la palestra? Ecco, quelle cose le puoi chiedere a Berti. Il raffreddore ti è passato? Inza, ti ho detto, te lo faccio rivedere. Ha mandato ieri, eccoci qua. Vi ricordate, gli ho mandato il messaggio, il WhatsApp in diretta. Sei vivo? C'è gente che deve farti domande sul live. Sì, grazie, mi hanno anche messo il riscaldamento, solo che il caldo fa ingrassare, non male questa cosa qua. Solo i clienti al morario della live, ma appena vanno via mucol, e ci ha messo questo termometro di altissima qualità su questa parete con affreschi di Leonardo da Vinci, lui abita in una villa, ecco, e ci dice che c'ha adesso 24 gradi in casa. Quindi è l'ultima scusa, perché dirà, perché è ingrassato, perché c'ho caldo in casa da ieri e non abbiamo avuto altri messaggi di Inza. Fabietto adesso si riallenerà a febbraio, viene caldo, Natale, la mussa russa, viaggi, cene, coma, la cena di Natale lui la fa precisa. C'ha la palestra, deve essere vicina, ma è senza docce. Se la palestra non mette le docce, non andrà mai più in palestra. È così. Nel cupertino del canottiere, per questo il canottaggio è sempre stato ai giochi olimpici. Piace queste pillole di storia. Mitch manda delle foto. Tink, tink. Tomado, vediamo subito a chi interessa. Solo che non ho più spazio per queste cose, perché adesso ho tirato di nuovo fuori anche la macchina del caffè per farmi le cosine di cioccolata la sera. Tomado, questo è il suo cuoci uova. Ah, ci metti le uova lì, metti l'acqua. Hai capito? Eric Cocker, egg boiler, yeah. Hamster, sono olandesi questi. Ci puoi anche far bollire l'hashish, la marijuana, credo, qua sei olandese. Quando non ci fai le uova la usi come... Ah, ma non è trasparente, è alluminio. Dopo me lo cerco su Amazon, perché a me le uova piacciono. Puoi avere voglia di farsele, avete visto un po' di numeri cellulari. Avere voglia di farsele, quello è un altro. Se no, anche io ogni tanto, una volta lo facevo quando avevi i fornelli liberi, adesso devo levare anche la bistecchiera dai fornelli, aprire i fornelli, un lavorone, se no mi facevo certe volte 7-8 uova, magari 3 uova e 6-7 tuorli, 2 bei wurstel belli grossi tagliati, anzi prima buttavo i wurstel, li facevo un po' rosolare, poi nell'olio cuocevano, poi buttavo le uova con un po' di sale e pepe, cucinavo tutto, buone, piacevano anche agli gnomi, però poi ti prende un po' la pigrizia. Tranquillo, adesso si fa tutto online, non è più di persona, manda allenamenti e alimentazione. E si fa tutto online. La gente va vista bene e in diretta, secondo me, se vuoi fare un bel lavoro, se no parole si fanno tutti il culo, ti mando la scheda e basta, ciao. Non sono d'accordo, bisogna essere in presenza almeno una volta al mese, andare, vedere uno come si allena. Neppure la doccia in palestra, devo entrare in casa per lavarmi perché non piove, allora mi lavo nell'orto, o se no il suo padre con la manichetta lo lava tutto. Io mi lavo a casa, certi tanfi nelle docce, perché è pieno di gente che non si lava in palestra. A pranzo oggi lingua, carota, patata, cipolle bollito, un filo di senape, pranzo mezzo paleo e servito. Non conosco la lingua, già l'idea mi turba un po'. Ieri sera ho mangiato 3 croccole, come si chiamano, di merluzzo impanato, solo che merluzzo normale, belli squartato, tiratissimo, un etto di merluzzo, 90 calorie. Merluzzo impanato, un etto, 260 calorie, cazzo ci hanno messo nell'impanatura, vedi, lo strutto puro, e porca miseria, allora tornerò ai miei cuori di nasello, ok, come se lo facciamo nel negozio del Pierani, per me è scomodo, per te un po' meno, ah, facciamo, di là c'è tutta la struttura, scherzo, oh,
macchina per la bioimpedenziometria, materassino gonfiabile gonfio, tutti i cosi per stacchi da terra e quant'altro. Perfetto. Spostiamo qualche proteina nel retro, facciamo anche un summit, facciamo i test. Dolce pieno di funghi, sono d'accordo, ti metti delle ciabatte e i funghi non li tocchi, a meno che non ti raschi come un orso nei muri delle docce e non succede niente. Per sicurezza nelle docce prima pisciate dentro, la pipì contiene, non mi ricordo cosa, ma è vagamente disinfettante. Poi certo, se uno va scalzo, ti metti delle ciabatte un po' alte con la zeppa per sicurezza e ragionevole. Se no i funghi li prendi anche sulla panca, puoi metterci tutti gli asciugamani che vuoi, li prendi impugnando qualsiasi cosa in palestra, ragazzi, non è solo nelle docce. Ti siedi sulla panca dove ti cambi. Coaching online serve quando tu ti sai allenare molto bene, conosci tutti gli esercizi, io ti vedo, variamo quello, variamo quell'altro, fai questo esercizio, metti prima questo di quell'altro, ok? Ma uno che non sa allenarsi e non sa soprattutto fare i movimenti corretti, va visto e anche, cioè, sì, posso mandarti i video uguale, ma poi uno deve andare lì, lo tocchi, lo inclini, fai lo squat, spiega la schiena qua, alza il culo qui, per me è abbastanza importante, online. Lingotto deve piacere la consistenza. Ormai è la macchina per la BIA, perché mi ero messo a farle e poi ho smesso. Le ho fatte in una settimana, credo 10. Ah, beh, lì me la faccio, sì. Poi era il periodo che andavo a sparare, qui in negozio sparavo coi pallini, ho bucato il materassino che avevo ai tempi, ero più vegendato in quei giorni, correvo come un pazzo col negozio, sembravo Hubner dai bersagli, facevo il dry firing, no? L'allenamento a secco, e poi ho smesso. A parte che anche lì facevo la BIA 40 euro, buono. E quindi ce l'ho di là nella scatola la sua BIA, 1500 euro di macchina. Lingua di vitale eccezionale, se non sai che lingua può dar fastidio, sembra abrasato, i funghi sono paleo, l'urina contiene ammoniaca, ecco, infatti una piscia abbondante. Porcini impanati a nastro. Adesso quanto è un po' che non mi peso, perché sono 2 settimane che non cammino, faccio finta di, ma sarò lì 74. Mi sento bene, sento che non ho più la maniglietta, io perché sono un po' cifotico, insomma c'ho il culo da donna praticamente, e quindi se ingrasso c'ho la tendenzina a fare un po' di maniglietta posteriore sul rene e non ne ho praticamente, quindi va bene, ecco, sarò lì nell'ambito dei 74, sono arrivato a 73,6, ma poi non sarò lì attorno, ecco. Continuo con la dieta più che regolare. Dove trovo il link del termometro? Quindi si fanno a mano, scavi il mercurio e te lo fai, è un termometro paleo anche quello. Adesso devo fare che le fave di cacao che usano per gli orei e trattarmene per il colore. Con l'ammoniaca, una volta la trattate anche le proteine, cioè nel senso, si usa l'ammoniaca in tanti trattamenti, poi viene pura, si usava anche forse per l'olio d'oliva o qualcosa di simile. 40 euro, vieni qua, molto alla rustica, avevo di là il materassino per terra, ti levavi le scarpe, slacciavi cintura, non mi ricordo, levavi gli anelli forse, e stavi lì 10 minuti perché i liquidi si devono pareggiare dentro, poi avevi, quelli l'unica cosa usa e getta che costavano, 2 sensori su una mano, 2 sensori, cioè 2 peccette tipo quelle dell'elettrocardiogramma sul piede. Cavetti, questo macchinario tirava fuori 3-4 valori che poi metti in un software, altezza, peso, poi lì importante, di solito che sei sedentario, cosa sei, e tirava fuori i valori dei liquidi e quant'altro. 40 euro, onesto, anche poi meno male sono tutti clienti, quindi... Comunque ogni foto e video di Inza e poi molto quel muro con le stuccate, poi probabilmente casa.
L'urina contiene AD blu, difatti ci piscio dentro, basta, ho detto risparmio, me la metto da parte e vado a pisciare quando ogni... La prima volta che la macchina mi ha avvisato, devi fare l'AD blu, eh? Mi è uscito un simbolino tipo il benzinaio, ma dentro il cruscotto, ho detto, eh? Ma poi ti avvisa tipo 2000 km prima, eh? Natale, i diesel... Ogni 7000 km circa devo fare il pieno di AdBlue. Ginoide, muro stuccato. No, voglio il tuo di pollo. Trappetti di pollo a fette, che coltello serve? Un coltello bello spesso, no, sottile, non dentellato, tagliente. Poi, che io sappia, si taglia così, cioè metti la mano sopra, inizia a tagliare così, poi se non vedi sangue o se non hai un solletichino strano, vuol dire che hai preso il pollo invece che la mano, visto che alcuni inumidiscono il coltello, credo. Scusate, c'ho la batteria al 10%, che poi dopo quando faccio un po' di pacchi non mi segna le varie centinaia di metri che faccio in... faccio 10 pacchi, ci scappa un moncherie, di calorie bruciate. Inzaghi è dentro, l'hanno messo in una campana di vetro, e all'università lo studiano. Fossano, il paese di Paola Barale, fuori di te, bella gnoccolona da giovane, sembrava discretamente cretina. Io con la moglie faccio i gargarismi, ottimo, può usare anche l'acqua raggia, va bene uguale. Poi Fossano, da quelle parti, deve essere veramente dei posti dove ti droghi, cazzo fai? Altra bella stupidata per far girare soldi, quale? La Barale è una bella... era una bella da 60 anni adesso. Io sono Sabina Salerno, notevole, un po' strabichetta ma notevole. Sei tu con vintage o col sedere enorme o entrambe? Mamma mia, paura. Geri un coltello generico ben affilato a lama scalzo medio. C'è lo scalzo, c'è uno scalzo oggi. Diciamo a fare un giro in giostra anche adesso con lei. Quello da sfilettare, no, wrist, fossalta di pia. Che dite? Gigrista, se usare il coltello sì, darci di punta è un po' più difficile. Comprarle già tagliati i petti di pollo? Sofia fa le voci da bambina quando parla coi cani, è femmina e quindi fa la voce da ritardata mentale quando parla ai cani, perché crede che siano dei bambini ritardati. Quindi, bravo, guarda loro, dai bacino. Sofia poi va a tutte le tonalità, quando mi dice ciao, 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 ma tutti i versi. Comunque sedere enorme in una mussa non è paleo. No, è molto paleo, molto preistorico, è sinonimo di i fianchi larghi, sederone, è sinonimo di fertilità. Se tu guardi le veneri, come le chiamavano certe statuette che hanno trovato di 10, 15, 20 mila anni fa, fan schifo le donne, cioè sono proprio tipo una bottiglia di Chianti sono fatte. Poi non so perché le chiamano veneri, però. No, dai, cosa non dà? L'ipotiroidismo, paziente, Berti non si è più ripreso dalla botta di ipotiroidismo, per avere stanchezza, si è andato a presentare tantissime patologie, intolleranza al freddo, nettamente attività cardiaca. E stanchezza ce n'è sempre una, una volta sono andato in un ristorante a 2 chilometri, sono venuti calli, bene. Sei te, oggi non vado, no, non sto bene, sei te. Oddio, pH ora sta in fissa, sì, sei andato. Non a me piacciono i culi, quelli col buchetto sotto, no, no. Gliele lascio al Mencoboni, quelle brasiliane tutte, che poi si agitano quando ballano, ma no, no. Però è sinonimo di fertilità. Ci sono proprio, vai a vedere, Tuck, o chi l'ha scritto prima, su qualche cosa di archeologia, le veneri, nel 20.000 anni fa,
vedevi delle cose con panze e culi devastanti. Suggerimento per il Berti: non fare autodiagnosi su Google e poi prendere e poi avere tutto. Esatto, può essere anche incinto, secondo me. A Fossalta di Piave, è quella da quelli da squat. No, quella squat è diversa, con lo squat il culone non ce l'hai mai. E dici te non credi di averlo. Poi si invecchia, ti verranno, cioè nel senso. Vabbè, Matrone, siamo già ai tempi etruschi, romani, un po' più avanti, diverso. Poi una volta, ecco, se eri grasso, culturalmente era sinonimo di benessere, che mangiavi tanto, quindi era... Infatti erano tutti la gotta, poi, che tranne uno qua, chi è che arrivò una volta dicendo che aveva la gotta perché mangiava troppa verdura? Dice, no, è per la carne, la gotta. Twerk, e sì, dopo una twerkata, te cacciare per 6 mesi in Lapponia. Le donne Neanderthal avevano il sedere tonico, il giusto. Non so quanto. Ma che è tu, vado facente? Ciao Berber, vado facente, non è vero, va a leggersi l'enciclopedia medica. Adesso che gli hai detto che su internet non va bene, si va a prendere l'enciclopedia medica, come quello Leopoldo Trieste nel Medico della Mutua, la sera legge l'enciclopedia medica. E spiegava Alberto Sordi, io guarda, disperato adesso. Gli avete inculcato che è ipotiroideo? Siamo fregati. Una chat o uno di voi che mi importuna? No, una chat. L'ho fatto per un po' di tempo, virgola, ma adesso non è più disponibile, virgola, perché la citrullina in polvere raccoglieva troppa umidità anche in pochissimo tempo e si induriva. Prendilo in compressa e fai il bravo. Torniamo indietro. Qua, qua, dove sono? Non mi vedo. Qua, qui, qua, qua, qui, qua, qua. Gustav era quello del farro, la gotta era quello lì. Gustav, la linea Gustav, poi l'hanno bombardato. Basta! E non si è più ripreso Gustav. Lui di petto, ciao Fabio, ciao Mario, ciao Fabio. Chiama Tersilli, Guido. Sento Sofia fare casino. Ciao Francesco. Ciao Fabio. O non sbagliare che leggi magari qualcos'altro, poi ti... La citrullina in polvere purtroppo dà quel problema lì. Qualcuno la compra per risparmiare, ma dà quel problema. Ok, grazie mille. Allora meglio in capsule. Esatto, compresse, ma fa lo stesso. Ho acquistato... Adesso sentiamo. Sofia è chiaramente ipertiroidea, comunque Esiberti al limite pastiglia e la tiroide ripar, ma sì, un po', cosa si usa per la tiroide, lo iodio, il T-Rex, come se c'è un qualcosa, che difatti si usano per tirarsi gli estratti, gli ormoni tiroidei, ma rist. Quella tipo in WhatsApp che genere è? Eh? Eutirox, quelle cose lì. Ho acquistato l'altro giorno quelli in capsule, lunedì, ah cazzo, hai già comprato, che sfiga, non gli vendiamo niente. Tiroxina, quelli però si usa per tirarsi, quindi appunto se sei ipotiroideo, no, lo usano anche i bodybuilder, dopante difatti. E se sei ipotiroideo ti danno gli ormoni tiroidei, perché sennò tendi a ingrassare, se sei ipertiroideo... Guarda su WhatsApp, fermi tutti. Questo è un culo abbastanza normale. Poi in questa posizione ce l'ha bello anche mia mamma. Scusate, facciamo vedere il culo che ha mandato Twitch. Mitch. Ecco.
bisogna bere così, non vale, cioè come, come uno che fa, fa bicipiti, e come se uno avesse il bicipite quando fai la contrazione. Va bene, con le scarpine così ci lasci le ginocchia, però è doveroso lasciare i tacchi a una, poi ti squarci tutto, ma carino. Ok, poi vi fa male. Che poi purtroppo non c'è Pristo oggi, se no lo facevamo felice, ma oggi purtroppo non è dei nostri. Ho detto, oh Pristo, se non c'eri l'altro giorno mi hai visto dei culi. Mio padre prende l'Eutirox, operata, mezza tiroide, quasi quasi ne approfitto e vai. Che almeno ti sta un po' più comoda la maglietta KTM da ciclista. Bene. Comunque questa mania di sti body sgambate in poltrona che se non si ha il sedere perfetto. Ma non sono più tanto di moda, credo, quei body lì, no? O sono tornati, il body era di moda ai miei tempi, negli anni, c'avevo anche da uomo, cioè avete mai usato i body? Bene. Avevo un paio di body di Armani da uomo spettacolari, bene. Poi è finita la moda. Per vincere la spedizione in Russia il sedere deve essere almeno il doppio, tacchi e posizione approvati. Spedizione in Russia. Ah, no. Risse aspettava usare, vale la presentazione Olimpia, Presti e Muzzi. Visto la presentazione Olimpia, Presti e Muzzi regalegati all'ultima call, quindi ma sì ragazzi, cioè non sembra strano. 30 anni con mezzo tiroide senza pastiglia. Però magari 250 kg, bene. Chi ha vinto? Bene, il mio numero l'avete visto tutti, scrivetemi in privato. E ragazzi, se facete WhatsApp c'è il numerino, scrivetelo. Se avete consulenze su Mercedes, ciclismo, ecco, chiedete a Mitch. Ah, ultima moda, a quei tempi ne avevo 7-8, avevo i body Armani, li facevano tutti. Ne avevo uno con la gamba, con l'elastico un po' elasticato, che stava, oddio, canottierato, poi ti leva, faccio un figurone. Palestrato, ovviamente. È stato un periodo, primi anni 90, non mi ricordo, body da uomo, cioè, non so se adesso c'è in vendita, una volta era ultima moda. Avevo dei boxer di seta di Versace da fantascienza, adesso li compro su Amazon a sé alla volta. E stanotte già avevo capito male, ci basta tanto che fosse di venerdì. Ok, mi interessa un 45 AMG. Normale o lo facciamo elaborare da Brabus un attimino, 5-600 cavalli, così come ridere? Salopette paleo, la salopette paleo oppure Burr, ecco il bulliccione grosso col barbone. Io adesso non è che voglio stare a fare insinuazioni, ma il classico bulliccione americano grosso, detto anche appunto il Burr, col barbone e l'Harley, ecco, poi c'ha la salopette. Ho avuto anche quella, sì, però andavo a scuola quando avevo la salopette, quindi ancora prima. Rami sembra molto in forma, probabilmente Rami sembra molto, poi in forma o meno non so. Grist passa nel concessionario della Carraro, no, della Polistil, lo mandiamo nel concessionario della Polistil a prendere il pezzo piccolino. Basta già originale, fidati. Rami fa swing, si ama mestre. È vero, il Menco è un tipico buliccio d'acciaieria. Tipico buliccione col chihuahua nel taschino, sai. Ho capito, il prossimo video sarà in salopette. Salopette classica, scarpone Caterpillar. Salopette niente sotto e sopra il classico camicione a quadri da boscaiolo. Anche quello rigorosamente cut, ci sono delle marche americane specifiche. Prendo prima io il Mercedes del Pierà, quello non, io tanto l'ho già avuto il Mercedes, quindi ho già dato. Secondo, probabilmente sì. Gasboro. Che è Gasboro? Marca? Che ora ragazzi, svegliatevi, alleluia, è sotto un albero che si protegge dall'acqua e montagna per fumo. Ho trovato un fungo ma è annegato, bene. Esatto, Franchino in fantozzi, esatto, con le ascelle quelle come le tue praticamente, Rist, che quando fai cosa c'è tutta quella giungla là sotto.
L'SLK veniva considerata addirittura da femminile ai tempi, poi come tutte le cose, come chi c'ha l'orologio d'oro e da Truzzi, sì, mandamelo, io lo prendo volentieri, Rolex d'oro, cose da Truzzi, sì, sì. Il ragazzo della via Glock, senso, poi avevo il 350, 279, avevo il 200 come hanno tutti, base, perché oltre devo fare il mutuo, no? Avevo SLK 350, poi un motorucolo perché un 3005 con 270 cavalli si erano proprio sprecati. Il cronografo in effetti è da Truzzo. E lo dice sempre chi non ce l'ha. Io ce l'ho un Daytona d'oro, non lo metto mai ovviamente, ma ce l'ho. Una volta quando mi vestivo da uomo, giacca nera, camicia nera, allora che spuntava un po' là sotto, avevo sopra, tornavi a casa stanchissimo, perché sto sbilanciato da un lato, perché pesa il doppio di questo d'acciaio praticamente. È bello che mi sono comprato prima di quello d'acciaio, anche se l'avrò messo 10 volte in vita mia. E quando vinco il Superenalotto c'erano già 3-4 segnati di Daytona da prendere, non d'oro al momento, non ho visto nulla che mi interessi. Ecco body Daytona d'oro SLK, fatto bene. Beh, se hai il Daytona d'oro, e quando hai il Daytona d'oro l'SLK effettivamente, però a parte che l'SLK che avevo io costava 68.000 euro, 69, non mi ricordo. L'SLK 200, che poi è scritto 200, ma era 1.800 di cilindrata e aveva anche tipo 180, insomma era un po' fiacchetto come tipo di macchina. Ma non tanti, l'ho tenuta tanti anni, ma aveva 100.000 chilometri, poca roba, venduta a Irum, non la voleva nessuno. Sono quelle macchine che quando le compri, ok, quando le rivendi non sai a chi darle e la vendetti per un cazzo di niente a quegli albanesi che te la pagano cash davanti all'ACI, passaggio di proprietà, se le sono pagate loro e se la sono portata via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stella, 180 T, 9, 10, che stai dicendo ragazzi? No, mi aveva... ai tempi intanto il cambio automatico, il com'è che si chiama quello della Mercedes, Tiptronic, là come si chiamava, cambio automatico sequenziale a 7 velocità con le levette al volante usate 2 volte, ma belle, forte, belle, mettiamo automatico, e l'air scarf nel collo, mi ricordo la macchina costava tipo 50.000 euro e ne avevo 19.000 di optional sopra, per poi tedeschi sono precisi, finestrino destro, finestrino sinistro, cioè sceglievi 7.000 cose c'erano di optional, giapponesi con niente, con mezzo, con tutto, loro belli, ogni singola cosa, mi ricordo i sedili elettrici, le memorie le pagavi, l'aria calda nel collo, poi cosa c'era, il command, c'era 2 tipi di navigatore, poi cosa aveva di optional, e la vernice blu Benito Ite, mi ricordo sti nomi assurdi, poi il navigatore che era nel bagagliaio dietro, poi cosa avevo di optional, sedili elettrici da tutti e 2 i lati, cosa c'era, qualcosa degli specchietti termorestringenti, non mi ricordo, ma i cosi principali erano tipo un 2.500 euro il cambio automatico. E poi appena arrivata feci montare una logica sotto il battitacco praticamente che permetteva di fare aprire e chiudere il tetto anche andando, sceglievi tu con delle sequenze di tasti del telefono la velocità e ti permetteva, arrivavi alla macchina col telecomando, la aprivi 3 volte, clic clic clic, e ti si apriva la macchina anche da fermo. Te ne andavi a macchina aperta, la chiudevi 3 volte, clic, 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 tirava sui vetri e si chiudeva anche a macchina spenta, cosa che invece di serie non esisteva proprio. Di serie dovevi stare, arrivavi a un parcheggio, ti fermavi,
schiacciavi il tasto del tetto e tenevi il dito sul tasto del tetto finché non si chiudeva, mi pare 13 secondi, una cosa così. Una volta chiuso te ne potevi andare. La mia invece con quella farina costava già anche quello 6 o 700 euro ai tempi, di un tedesco Reynolds. Praticamente tu collegavi due fili e lui si intrometteva nella logica della gestione di quelle cose lì. La lasciavi tetto chiuso, finestrini aperti, due clic e chiudeva i finestrini. Motore infinito anche perché ho usato un cazzo, cioè dai un Alfa Romeo, un 3500, ti tira fuori 450 cavalli così sbadigliando. Quello ne aveva 272, se non, un 3500 che non ha neanche 100 cavalli litro, è proprio abbioccato totale. Però ai tempi non sapevo di centraline, probabilmente magari c'è qualcuno che te ne tira fuori 150 così, solo cambiando la centralina. Ah, per ripulire la chat, ok. E c'era tipo una barcata di migliaia di euro di optional, e poi quando la vai a vendere, 3.500 a benzina, cambio automatico, 3.000, oh lì quando la dai via, dimmelo che te la prendo io, ma è quella diesel, no? Ma che diesel, 3.500 a benzina, fa 8 litro. Ah, e si richiudevano la bocca, no, allora, vai, vai, la ripacchi, vai. Avevo i dadoni, no, avevo quello impiccato, l'Arbre Magique, che fa molto figo. Avevo l'Arbre Magique alla vaniglia appeso allo specchietto retrovisore che dondolava così. Poi neanche tutto aperto, con la bustina scalata sempre un po' di più per non impuzzonire tutto. Luison squalificare il capire il senso del gioco non l'abbiamo capito in tanti. La mia sensazione è fantozzesca. Sì, ricordo, tic tic tic, tuc tuc tuc, che dite? La gente che ha dei problemi. Il sabato qua la gente non lo regge. Il detto che se non è. Io l'ho comprato usato, se non ricordo male, un 2005 comprato. Castiglione della Pescara, non mi ricordo la gioielleria, poi l'ho presi da questi che li rivendono, di Roma, un certo Mastro Lorenzi, nel 2007 lo pagai 13.000 euro, credo che adesso lo dai via 25, 26, 27. Non mi seguo poco, intanto guardo Crono 24, è un 2005. Quello d'oro col quadrante d'oro e contatori neri. Ha solo un difetto, pesa una madonna e mezza. Perché c'è una scatola così? C'ha il copriscatola, poi c'è una scatola di legno, quando invece i Daytona d'acciaio come questo hanno la scatolina standard, piccolina, verde in pelle. Quella è una scatola in legno gigantesca e dentro c'è tutta l'imbottitura con l'orologio. Però i Daytona d'acciaio sono molto più ricercati. Quelli che cagano un po' meno di tutti sono gli acciaio e oro, che come tipo di orologio non mi è mai piaciuto. Vuoi vedere? Inizia con i 100, sì, buonanotte. Versione chronograph, cosmograph, il Daytona è cosmograph. Quella lì non ce l'ha nessuno, ce l'hanno solo i dirigenti Rolex. La chronograph ce l'hanno i dirigenti Rolex. No, ma io ho avuto quello là un pochino usato, questo è molto usato, poi dipende dalle condizioni. Io guardo i Big Red, guardo quelli lì che mi piacerebbe avere, ma parliamo di 100.000, cose di questo tipo, e dipende sempre dalle condizioni dell'orologio. Poi il mio è abbastanza, per conto, questo è un 2007 e viene dall'Argentina, ho tutto, anche lì garanzia, qualsiasi cosa. Ai tempi l'avevo pagato 9.100 euro, sì, credo che adesso 25.000 usato così li tiri su tranquillamente. O anche un GMT2. E poi Daytona, quelli vecchi, vintage, ovviamente valgono molto di più.
è tipo un big red, un 6263, vai dai 90.000 ai 150.000, dipende le condizioni, se hai scatola, garanzia, c'è anche tutto il collezionismo, valgono di più se hai le ricevute, delle assistenze e cose varie. Comunque è uno dei tanti, insieme all'oro, è uno degli investimenti più investimenti che c'è, gli orologi di alto pregio salgono di valore. Gioielli non ha un senso comprarli, lingotti, l'oro in gioielli non vale un cazzo, a meno che non hai il pezzo di cartiera rima, se non vale un cazzo, quindi oro e orologi importanti ovviamente, Patek Philippe, Rolex e cose varie. Adesso costano un capitale, quello, il modello, quello nuovo LN con la ghiera nera in porcellana, l'ultimo tipo di Daytona che hanno fatto, il mio c'ha la ghiera classica in metallo, ma è già movimento Daytona, prima c'era il movimento dell'El Primero, il Valjoux. Questo invece mi pare il primo o il secondo anno col movimento Daytona, con la scritta Rolex anche all'interno dell'orologio. E poi da 4-5 anni fa sono usciti con la versione che ha, diciamo, la ghiera esterna in porcellana nera, e quelli nuovi ancora con le pelle si trovano, ovviamente ti ridono in faccia in concessionaria, e però nuovi ancora con le plastichette da levare sei sui 35.000, sì, lì attorno. A 35.000 lo trovi subito, diciamo. A quello che costa 16-17, cosa costi adesso di listino un Daytona acciaio, ti ridono grandemente in faccia. Leg day, Francia, Bulgaria, 30 per sgrassare. Stasera ricetta portoghese, bala ciao, con bros de miglio, credo sia baccalà. Io non compro perché non sono paleo. No, cioè la meridiana te. Anzi no, guardavi il sole, paleo guardavano il sole che si... Panerai mi piace, sono carini, non hanno nessun valore. Sono quelle vie di mezzo senza carne né pesce, non è un investimento, è un bello orologio, però come lo compri poi non vale più niente, perché poi ce n'hai quanti ne vuoi. Nel senso, non, ovviamente il valore lo dà e il marchio, però i marchi poi che sono di valore poi alla fine sono 4-5, Rolex, Patek Philippe, adesso va di moda Richard Mille, ma un mercato un po' drogato, perché un po' come li swatch una volta. Però ce ne sono alcuni in produzioni veramente limitate, che però parliamo di orologi anche nuovi da 200.000 a 500.000 euro. No, la ghiera nera è Nerograph. Io guardo il sole e quando è nuvoloso sono sempre in ritardo, dice, perché sono fottuto. I veri orologi da investimento sono Rolex in generale, soprattutto i tecnici, quelli un tanto al mucchio non li vuole nessuno, tipo i Cellini, quelle Datejust, quelle cose lì, ne può fregare di meno a nessuno. Daytona, Submariner, GMT, soprattutto Daytona poi. Comunque c'è un bel mercato anche di Submariner, i vecchi, l'Hulk, che sarebbe quello verde, oppure i GMT, il Pepsi, che sarebbe il quello con la ghiera rossa e blu, come ho io, no, io ho rosso e nero, manco mi ricordo, rosso e blu, rosso e nero, il mio c'ha la ghiera rossa e nera. Mi ricordo qualità culturale, stai facendo sfoggio di... Ma figurati che non ho, certo, tutti i miei, ti faccio vedere Lima, Crono 24, io sapete che sono sempre lì in attesa, mi serve solo vincere al Superenalotto, poi per il resto è già tutto. Ecco qua, Crono 24, vedi, i miei preferiti. Eccoci qua, i preferiti del Pirani, vedi. Big Red, quadrante nero, 144.000 euro in Germania. Daytona, qui si chiama Panda perché sembra un panda, come 350.000 euro in Francia. Questo è un altro Big Red ma con quadrante argento, 145.000. Un altro Sigma, questo è un quadrante transizionale. Poi altri modelli, questo è un quadrante in porcellana molto raro, ma un modello recente, altri Paul Newman vari, ecco, questo qua è un altro Paul Newman, questo si chiama i Tre Moschettieri, prezzo su richiesta, quello devi anche chiederglielo,
Io poi memorizzo solo, ecco, con scatola e documenti originali, quelli se a me piace vedere la storia del, non che per non fidarsi o meno, ma vedere proprio la storia dell'orologio, chi ha fatto le assistenze. L'altra volta c'era un orologio comprato in Inghilterra con assistenze a Dubai, no, Dubai, a Bombay, in Giappone, sì, era un, vai a sapere, un diplomatico che girava il mondo. Questo in Svizzera, per esempio, disponibile con i quadranti tropicalizzati, che vuol dire che sono diventati marroni, da nero sono virati col tempo a marrone. E questi sono, tanti di questi hanno l'escalation del valore, spesso qua sotto c'è, non sempre, no, questo non c'è. E poi ovviamente contano le condizioni, se ancora con la scatola, se è tutto coevo, che non ha avuto sostituzioni. Questo è uno del Paul Newman più bello che c'è, secondo me. Paul Newman si intende il quadrante, che ha anche il bordino, cioè il tre colori. È una variante di quadrante, vedi Cosmograph, tu vedi Cosmograph in tutti. Il Chronograph ce l'ha solo Oyster. Oyster è il tipo di cassa. Cosmograph e così, ah, poi ne vedete solo metà perché non ho spostato la schermata, fa lo stesso, la nostra velocissima lezione di orologi. Riesco a decimare in padre, già messo, vivono miro, padà, che si dice? Non credo che sia aumentato granché, Tuc, perché sì, qualcuno che... perché dovrebbe aumentare anche il montepremi in proporzione, invece vedo sempre che sempre 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, più giochi più aumenta il montepremi, ma non è così. No, no, questi sono tutti falsi cinesi, l'Olex. Chronograph ce l'ha solo Inzaghi. Che ora è? Ho 42, asciugate l'Iliu dopo il diluvio, un attimo, ok. Poi un giorno facciamo un live su, se Pierani vincesse il Superenalotto, vi faccio vedere le case che, tra le quali sceglierei, vabbè le auto le sapete già, i Daytona ve li ho fatti vedere, no, non tutti quelli, ne comprerei due, tre, ecco qui, 600-700 mila euro di Daytona. E a me non piace, a me piace il Daytona, cioè non, che mi fai vedere un Jaeger LeCoultre o un Vacheron Constantin, mi interessa molto poco, ecco, nel senso non... Viva Croazia! Vai! I Chronograph non si trova, praticamente un mercato parallelo. Chiama Sofia, c'è una botta di vita lassù che urla. E qui farò il live sulla casa, la futura casa del Pierani, i futuri orologi del Pierani, le future auto del Pierani, poi cosa, basta, i futuri pappagalli del Pierani, cani, va bene così, potrei adottare qualche vecchietto magari, ma per fortuna è uscito il sole, almeno asciugateli lì un attimo. E beh, ma è bello sognare, te arrivi, te, ma contento di 5.000 euro al meno, non sogna in grande, finché si sogna, si sogna. Con 300 milioni forse ti compri il 2% delle azioni della fabbrica, non la fabbrica. Io sono ligure, ma tu non hai tanto l'idea delle proporzioni. Io ho fatto tre vincite di fila. Quindi sei lì, sei caldo, sei hot, sei pronto per l'uscita. Non sono 300, sono 260 a sto giro, 264 mi pare, che siamo a 300, 330 lordi, meno 20%. Compro la fabbrica, cazzo, me la faccio della fabbrica. Ah, dici così me li faccio fare per me. Daytona, mandami un Daytona. A me sono Pierani, eccolo, pronto. Ho finito il gusto. Sai che ci fai i soldi in tasca?
poi muori e coi soldi in tasca sei il più ricco del cimitero. La solita, che sfigati, io sarò ligure, ma voi siete sfigati forte, ragazzi, faccio la solita vita, e che cazzo te ne fai? Io cioè, non spendo, se no se ne accorgono, vinci e sparisci, saluti, ti rubi la cosa, mandi la gente in vacanza e ti rubi la Garibaldi, ecco, gliela compro questa barca, me ne vado. Faccio la stessa vita di prima, sai che roba? Vengo qua, ho 260 milioni in banca e vengo a fare lo scemo con voi. Ah, 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 ah. Jerry si compra Pizza Hut in una mano, è fallita, no? Si compra, c'è qualche catena di pizzerie. Una volta c'era Domino's in America, Domino's Pizza, e dici, cazzo, dovunque vado in America sono sicuro che ho la mia pizzeria vicina, son fatto. Tu che col calcio, infatti era le donnine, vinco solo, lui un de Coubertin, l'importante è partecipare, anzi vince, lo fa vedere, e no, figa, quella puoi fare una signorata, una cosa veramente, poi non so se tutti apprezzano, cazzo vinco, e non li vado a ritirare, quella allora è una cosa da super signori, quello è, come quelli adesso ci sono tanti miliardari di quelli esagerati che regalano il 90% di quello che hanno, c'è proprio un'associazione in America, no, dici cazzo, ho vinto 268 milioni di euro, ma l'importante, no, poi magari mi sconvolgo, non li vado a ritirare, questo è veramente super, io faccio il ligure, li vado a prendere di corsa. Certo, la cosa migliore, cioè io, poi voi siete giovani, più giovani perlomeno, chi è che ha fatto un ordine? Tanto fortuna che hanno fatto un ordine, così almeno stasera ho i soldi per comprarmi da mangiare. Bellino, 93 euro. Preload vaniglia, proteine vaniglia e un ananas così di prova. Una femmina, Linda. Ho tutte ste femmine, vieni. Ma porca miseria, mi sta rovinando la media. No, no, io ho la fortuna anche di non avere famiglia. Ovviamente, cioè, un 50-60 milioni a mia sorella ci mancherebbe subito con grande piacere. E poi proprio li posso sputtanare perché ho già 61 anni, quindi praticamente c'hai quel milione di euro al mese da spendere per il resto della tua vita se campi tanto. Se campi meno... ricordarsi che c'è Mihailovic, quindi del domani non v'è certezza, anche di più da spendere al mese. Vince Hadishop, ma chi cazzo è? Mi compro Presti come allenatore. Oh, signore mio, che aspettative che avete. E qui abbiamo solo maschi con bassi livelli di testosterone. Invita Linda sul live. Ma no, che invito Linda sul live e poi domani vada a Prozis. Per gli dallo scritto. No, no, che non sappia di queste cose. Il mio risulta ancora da ventenne. Il Menco lo vedi in fase di estro ultimamente. C'ha il culo rosso come i babbuini, le femmine di babbuino quando sono in estro. C'ha il culo gonfio dietro. No, no, spenderli, anche spendere viaggi, poi ognuno fa quello che vuole, ragazzi, voi fate un po' tristezza a qualcuno di voi, però spero che scherziate, però vabbè. Non parla inglese Chopin, ma chi è? E qui no, viaggi, con gli gnomi, via, partire, torni, dici che figata, minchia danno brutto, fa freddo, guardi, dice wow, c'è il sole a Santorini, chiami la ditta di noleggio aereo che te lo procurano in due ore, e parti per Santorini due o tre giorni, poi torni a casa, sei lì che ti annoia, faianze, è brutto, cazzo piove, c'è il sole a Barcellona, aereo Barcellona, spettacolo. Compriamo la casa, il ragazzo sarà l'olio di cocco. Compriamo la casa in Zaghi, li compriamo anche un taxi inglese, li compriamo, quello nero proprio classico. Scusate, bevo, tanto che devo aspettare di pagare qualcuno che beva al posto mio, devo pagare.
subito maggiordomo, che poi si occupa lui delle assunzioni del personale, non voglio più sapere niente, bolli delle macchine, assicurazioni, casa, la spesa. Devo vivere in una casa dove, vedi, apro il frigo, c'è tutto quello che sogno ci sia e non devo neanche più andare come stasera al Basco a fare la spesa. Negozio si è asciugato lì, Liumeni. Ho paura che non parla, che i contatti non funzionano quando è bagnato. Sì, sì, tanto non voglio veicolo, mi compro prestiti, ma io sono preferito. Diventi 260.000, non te ne frega più neanche un cazzo di andarci in palestra, non hai più bisogno, tanto trombi uguale. Chi dice lo faccio per me, ma va a cagare, dite cazzatemi. Quella foto che hai dietro, quanti di quella chat ancora esistono oggi? Leggiamo un po' di nomi. Allora, non mi guardate il culo, eh. Sam Scott, Jerry G purtroppo c'è ancora, Jerry G ce l'abbiamo, sotto false mentite spoglie, ma ancora c'è perché è un disadattato, non sa che cazzo fare, lui dice 5.000 euro al mese vive, però è ancora qua. Stefano c'era fino a poco tempo fa, Fabio Berti Mus ce l'abbiamo, Michele Bufalo che asserisce Jerry in palestra, 100 ne fanno pochi, non l'abbiamo più visto. Fabio Bertimus e Jerry G. Diciamo che ci sono 1, 2, 3, 4, 5 nomi, su 5 nomi 3 ce li abbiamo ancora. Ma qualcosina, dai. Con quel pezzo lì si vedono solo persone che parlano tra di loro. Non male. No, ma anch'io in casa, palestra, ma io prendo Technogym, mi sembrano più belle, macchine quelle pronte, coi carichi da mettere, noi pesi liberi, non c'è una. Technogym, solo alcune macchine, facciamo un pec deck comodo, un lento avanti comodo, un rematore comodo, ecco, magari un bilanciere per i bicipiti, però ecco, tutta roba estremamente rilassante, le cose in piedi le lascio a Rist. Arrivata Sofia, perché cosa stai facendo, la break dance? Che fai? Fai un po' di ginnastica? Ah. Compro 7-8 fidanzati a Sofia, li faccio fare tipo Wanda Osiris coi boys, quando scende dalle scale con tutti i ballerini. Insomma, col tuo ciur non è male, insomma, cioè, si smetterei di allenarmi? Non lo so, sai, il mondo è bello perché vario, tu sei un disadattato, chi può dirlo? Però magari potresti avere altri interessi, va a sapere. Macchine quelle, niente rack, no, macchine, tutto macchine. Cosa estremamente comfort, metti, passi lì, ti fai un pack deck, 61 anni, ma che cazzo me ne frega, stare in forma, in buona salute, dieta, peso forma, camminate, trekking, due pesetti, a me frega anche, già da mo che mi frega più un cazzo dei 40, 100 kg, qui c'è ancora qualcuno interessato, bene, a me può fregare di me, c'ho di là i macchinari, non li uso, lo sapete, ecco, quindi figurati, perché sono ricco, mi metto a allenare, così, proprio una cosa molto tranquilla, che poi facciano, importante, bellissime perché devono arredare casa. A me piace anche il garage bellissimo, eh. Io quando vado in casa della gente vedo la camera da letto con l'armadio e gli scatoloni sopra dello, mi viene tristezza, cioè non ce la faccio. Casa mia, cioè, avessi il garage con le auto dove c'hai una Bravo, ecco, garage, un divano, ecco, piastrellato, oppure parquet, non quelli di cemento per terra, con le scatole, con legni, i legni per il caminetto, la roba di quella roba che non sai dove buttare, no, per l'amor di Dio, deve essere tutto meraviglioso. A me piace la roba bella, a me era già sui coglioni quando qualche volta la donna delle pulizie lascia lo straccetto dietro il bidet. Sono i tubi dell'acqua, no? Ci mette lo straccetto, oppure dietro il bidet anatra WC, beh, lì dei cazziatoni le prime volte, poi c'ho per terra i calzini miei, le mutande buttate così, ecco, però quelle cose non le posso neanche vedere. Ma i soldi rendono meno tristi, magari se sei occupata a viaggiare, vai a sapere, cioè nel senso che...
Oppure gireresti tutte le palestre del mondo se uno ha un minimo di vive. Se poi uno è appunto Inzaghi, magari Inzaghi miliardario sta al bar uguale a mangiare brioche, va a sapere. Ah, ci sono quei divani lì fatti coi pezzi. Sofia, ti ho detto sulla mano no. Ci sono quei divani fatti coi pezzi di auto. No, non è il mio genere, ma posso capire, ecco, nel senso. C'è gente invece, vai, ecco. Io poi sono abbastanza accampata a casa, ma io sono in affitto, c'è cioè un'altra cosa, c'ho cioè i miei pezzi di design, cioè le, io in soggiorno, cioè, soggiorno, vieni così, cioè la chaise, anche dà anche fastidio, ma c'ho cioè la chaise longue di Le Corbusier, la poltrona di Marcel Breuer, cioè nella stanza degli armadi ricoperto di plastica, c'ho un divano di Le Corbusier che non uso più, ho una sedia di Le Corbusier in camera da letto, ho il mio televisore Brion Vega 14 pollici in bianco e nero in un originale, ho la mia radio cubo di Brion Vega, ho la lampada quella rotonda di Vico Magistretti originale sul comodino, ho le lampade fil de fer che una è saltata, non funziona, per terra. Ecco, mi piacciono certe cose, fossi ricco e farei quella. Quelli che dicono no, io me ne vado in palestra, ok, bene. Una volta che Inza gli propongo il bene del calendario, dice, di Inza in tutte le stagioni. Sofia, ti ho detto non andare lì, mi incazzo, stai qui. Se mordi un'altra volta il microfono, prendi uno schiaffone e te il microfono, poi lo sai che ci rimane male Berti. No, Berti è andato a lavorare. Calendario dei pompieri, Inzaghi nudo, vestito da pompiere, marinaio, muratore, come i Village People. Bello. Schiraggi, dici, ok, apri il canale, dai, ti pago io, ti faccio da. Ecco, puoi fare lo sceicco con Schiraggi, ti faccio io il protocollo Mister Olimpia, tu allenati, perché me lo farei io, però ho paura per la salute, quindi lo faccio fare a te e ti diverti. Poltrone sofà, poltrone in za, cioè, certo. Poi magari appunto 3-4 case in giro, dipende, ecco, anche è un buon investimento. Poi il problema è i viaggi, perché se viaggi tanto passi la vita in aereo un pochino, però qualche casa in Europa, quello figata. Oggi è brutto, mi fa un freddo cane, prendi l'aereo, parti e te ne vai a Malaga, c'era un po' più caldo, voglio sperare, non lo so, oppure me ne vado a Scicli. Sofia, t'ho detto no! Cristo la Madonna! Domani è brutto tempo, c'è il sole d'estate, invece fa un caldo porco e te ne vai in Trentino Alto Adige 2-3 giorni, così toccate fuga, albergo, arrivi, gnomi. Allora. Ma no, che case? Come no, ma che case? Benissimo. Primo, un discorso investimento. Secondo, in casa tua stai sempre meglio che in qualsiasi albergo. Las Vegas no, casa Las Vegas proprio neanche regalata, perché se c'è un posto imperdibile da vedere, ma è come andare a vedere un Luna Park, cioè che cazzo fai a Las Vegas? Las Vegas è nel deserto più totale, cioè delle montagne lontane. Qua, io ci ho fatto ad agosto 38 gradi a Las Vegas, esci da Las Vegas, proprio finisce di colpo l'ultimo albergo, l'ultima casa, deserto totale. La città di Las Vegas, dove abita la gente da lontano, sembra un grandissimo cimitero, tutte lucine, tutte casette nel deserto. No, manco regalato Las Vegas, proprio no. Da andare a vedere, dico, è una delle poche cose che dal vivo è più esagerata che a vederla in televisione. Spesso le cose viste dal vivo sono una delusione. Las Vegas dici, no, cazzo, non ci credo. Sì, sembrava una cosa, però non così. Ecco, ma... Non, Las Vegas sì, sono posti più belli, poi se è caldo te ne vai, che ne so, però Las Vegas in Ucraina, ecco, bei posti, interessanti. Alle Hawaii è un problema, Luison, ci vuole sempre 16 ore per andare, cioè o ci stai dei mesi, ma se ti piace muoverti poi è scomodissimo alla fine, passi la vita veramente un giorno per andare alle Hawaii in casa. No, io farei case qui in Europa, poi magari tanto un viaggio, ok, oppure un giro del mondo, ti muovi, ma
Dice, vado una settimana alle Hawaii, un giorno e mezzo di volo per andare e tre per tornare contro il fuso orario. Non è tanto. Grecia, ok, island scozzesi, perché no? Grecia, insomma, c'è un, non lo so, ma island scozzesi, perché no? D'estate vai in Scozia, che ormai fa caldo anche lì, però d'inverno vai in Grecia un po' di tempo, ecco, magari è brutto qua, te ne vai lì. Tutto sono posti dove compri cose abbastanza belle, con poco, anche Cipro. Cosa c'è? Cipro ci trovi tanto. Ci sono anche delle condizioni per chi ci vuole vivere interessanti. Grecia sono un po' così. Bottega sì, ma c'è un cazzo da fare, quindi adesso vado ad aprire e poi torno. Aspetta, non c'è neanche il corriere. Stamattina si sono impegnati, i clienti bravi mi hanno permesso di poter andare stasera a fare la spesa senza dover intaccare il castelletto in banca, che non ho neanche, ovviamente. Fate i bravi che non ho ancora finito il live, fate i bravi voi. Cosa vi stirate tutti? Dove volete andare? Sofia? Poi mi piacerebbe fare dei bei viaggi in auto con gli gnomi, proprio on the road. Vado in là, sai solo a grandi linee la direzione. Ecco, cioè vado, parto, gnomi, verso Barcellona, fino a Barcellona conosco, poi sono praticamente le mie colonne d'Ercole, più in là non sono mai stato, e con anche c'è cioè il maggiordomo, quindi stasera prenotami un albergo a Valencia, poi mandami le coordinate, sai cosa voglio, cioè i Bassotti, quindi parcheggio auto, Bassotti, colazione con i Bassotti e tutto, e tu poi tagli, pip, ah ok, devo andare lì, perfetto, poi dopo Valencia vai verso giù, Malaga, Siviglia, Portogallo. Poi se un giorno ti stufi, prendi un aereo, torni e qualcuno va a prendere la macchina e te la porta con la bisarca, te la riportano indietro. Quello è bello. Vai e non sai dove, da solo ovviamente, eh? Non è che devi stare a discutere. Andiamo lì, c'è un mercatino, negozietti, voglio andare. Ciao. E no, da solo. Ma no, comunque ci mancherebbe, cioè, ma il mondo è bello perché è vario, io figurati quello che ci fa quello, cioè, si sta anche quello che dice, no, io non faccio niente perché poi mi scoprono, oh bene, bravo, io li investo, magari c'hai famiglia, c'hai figli, io non li ho, quindi li devo spendere, avessi figli ovviamente ragionerei diversamente, no? Cerchi di tramandare investimenti allora diversi, ecco, è tutto, ma non ne ho, come tanti qui, ma devo dire, cioè, nel senso, cioè, ho guardato anche, sono pieno alle Bahamas di isole in vendita, ma sono isole del cazzo, cioè nel senso, sono isole grosse come Zoaglie. Viaggerei sicuramente con gli gnomi, con Sofia è un grande casino purtroppo, con gli gnomi molto meno, macchina è on the road, si va in là, con la bella stagione, ti fa un giro Austria, Germania, tutta l'Italia, ecco, pizzo che? Pizzo Calabro, vabbè. Io vendo 61, che c'è? Mostra, cosa devo mostrare qua? Messaggi principali, mostro. Ah, metti il pizzo, fai il mafioso a Porto Santo. No, blocca a caso, no, è che però c'ho una visione diversa oggi di quella solita. Che è colpa mia, quindi non vedo. Però effettivamente, ma che sta media autorizzarti il pizzo lì? Metti la pizza a tutti probabilmente, tu non il pizzo. Poi magari dopo un po', che ne so, uno c'ha i soldi, ti viene in mente, giustamente il tempo lo devi passare, questi sono i sogni iniziali, dopo un po' dici, aspetta, ho viaggiato tutto, faccio, che cazzo faccio la giornata? Sì, vai che trekking l'ho fatto ieri, poi magari ti metti a fare qualche attività di nuovo, che ne so, apri un tipo di attività dove tu ci metti le idee, il capitale, poi qualcun altro fa le cose, ecco.
esempio, una cosa, a me sarebbe un grande business, portare le focaccine di Recco, quelle piccoline così, in giro per il mondo. Secondo me apri un Biagio, la famosa baracchetta di Biagio che ha Recco, famosa per le focaccine. Qui a Recco le focaccine di Megli sono famose, sono praticamente una mini focaccia al formaggio fritta con dentro una pallina di stracchino e sono scandalosamente buone. Ecco, così magari per divertirsi prendi un ragazzino che le sa fare, vieni, apriamo in Costa Azzurra una baracchetta con le focaccine, se non va, cazzo te ne frega, hai speso 20.000 euro. Oppure portarle proprio a Venice. A Venice aprire una baracchetta di farinata, quello lì piacerebbe farlo. Fai un cazzo, te ci metti le idee, poi organizzi le cose, trovi il locale in affitto, prendi due pizzaioli qua, ecco tutto. Davide Elmenco della Glock ha detto WhatsApp già 3 volte, non ho visto WhatsApp. Ah, sono ancora sul culo di qualcuno che mi ha mandato Mitch prima, illuminista vero, scheraggi le pillole di saggezza. Per ottenere certi risultati, sentiamo, o ti dopi, o mangi tanto, oppure vai a farlo mettere in culo, e queste sono 3 opzioni. Ah, proprio da... Mangi tanto mi fa ridere, ce ne, poi infatti era sparito, però me lo ricordavo molto molto grasso, scheraggi, però sono cose abbastanza comuni come idee, perché devi mangiare come un porco. Sarà. Scusate, parla come Felicetto, di quelle parti lì, anche lui, io ho deciso, non sono uno per la non violenza, allora non ho fatto il ladro, ho fatto quello che andava in palestra. 1 chilo al giorno, fa morire da ridere queste cose qua. Sì, sì, no, me lo ricordo in un video che c'aveva come proprio uno psicopatico, si pesava tutti i giorni 1 chilo e tu metti su 15 grammi di muscoli, ma neanche, al giorno e 9 etti di grasso. Poi deve essere veramente un incubo mangiare in quel modo, a meno che non sei YouTube anch'io. Però boh, sapete ragazzi, poi i video, la gente nei video fa vedere quello che vuole, poi bisogna vederli dal vivo, nella realtà. Sofia, mi spieghi che stai facendo? Però ho detto, probabilmente poi non lo userei, ma se divento ricco mi faccio una bella palestra techno gym, credo. Goal a svastka. Segnato, saranno la finale per il terzo posto. Un croissant ha segnato. Ne sapeva pacchi di segreti, pieno di segreti nel bodybuilding. Se non ti bombi, o mangi o ti bombi, bella mia. Basta cambiare l'accento, però, che lo sento dire da 40 anni: palestra se non ti bombi. Io integratori li ho provati tutti, ma bene. Anche la creatina la prendevo quando mi allenavo, un cucchiaino, ma non mi ha fatto un cazzo. In palestra se non ti bombi, quelli che sono grossi sono bombati. Santa pazienza, devi sapere, anche quello oltretutto, bravo. E avere anche una genetica per quello, perché ti bombi come un cammello, basta! Cazzo abbaiate perché abbaiano fuori. Sono tutti qui dietro che aspettano il premietto. Devi saperti bombare, no, quindi non lo sai, devi farti seguire da qualcuno veramente in gamba, che non è quello grosso che poi vi si fanno le iniezioni al cesso in palestra. Chi lascia interagire? Ho detto tutto ragazzi, allora, poi un po' di bei ristoranti, comunque case, orologi, macchine, fatto un ricco, devo solo aspettare, sapete che ho già tutto, so dove comprare tutte le cose, ogni tanto mi sparisce qualche Rolex, porca troia, anche l'altro giorno avevo figata, questo bello, in Italia, 129.000 euro a Saronno, poi me lo sono messo nei preferiti, poi dopo una settimana, ma porca troia, quindi cazzo, mi fregano, adesso sono lì, cazzo, la casa è ancora lì, non la vuole nessuno la casa che piace a me, sono un
misantropo incredibile, e così quando la volta che faccio su per l'auto che non trovo più, cazzo mi hanno venduto l'Audi, cazzo mi hanno venduto la Brabus, cazzo mi hanno venduto la casa, non vado a ritirare i soldi. Ragazzi vado, basta cazzate, vi lascio Jerry per le cazzate, parlate con lui, i cani, sì, basta che non interagiscano nel mio orecchio. E ci vediamo quindi lunedì, se non succede niente, se no potrei già essere a Giulio, so anche la banca dove andare. E ho tutto fatto, manca solo quel maledetto 6, porca miseria. Buona serata e buona domenica. Ah, quello che voce cristallina che c'ho. Buona domenica a tutti, ci vediamo lunedì.